Castaldo, voi che atteggiamento avete, visto che siete fieri oppositori di questo governo, a proposito di queste questioni, soprattutto sul tema della sicurezza? Innanzitutto mi preme esprimere le mie più sentite condoglianze a nome anche del Movimento 5 Stelle alle famiglie delle vittime. Colpite. Questo è un problema estremamente delicato e complesso e non può essere banalizzato né con la retorica buonista, ma né tantomeno con la retorica del capro espiatorio e dell'odio a prescindere. Mm. Cominciamo a sfatare qualche falso mito. Quale? Il primo mito, quello del ci vogliono più strumenti a prescindere. La realtà è che tanti strumenti ci sono già e non si usano. C'è il sistema Siena per lo scambio delle informazioni tra i vari stati membri dell'Unione, che dovrebbe funzionare molto bene. La realtà è che non funziona semplicemente perché gli stati, per volontà politica, non le scambiano. Gli attentatori di Parigi provenienti dal Belgio sarebbero potuti essere fermati alla frontiera direttamente se le autorità belghe avessero condiviso i dati con gli altri stati membri. Non l'hanno fatto e poi ci si lamenta. Quindi non è vero che lo strumento rafforzato senz'altro può essere utile, ma non è vero che da solo risolve il problema. Se non c'è la volontà politica di condividere, di andare a affrontare insieme, di ragionare con un unico interesse, tutto questo viene falsato. Ed è la solita logica europea del mettere un po' il carro avanti i buoi. Secondo punto, non è vero che non ci sono responsabilità. Permettetemi di dire che purtroppo, ahimè, ci sono e sono nelle scelte di politica estera dell'ultimo decennio. Perché la Siria e la Libia, per interessi che ben poco avevano a che fare con il benessere di quei paesi, ma molto avevano a che fare con le partite geoenergetiche del Medio Oriente, sono state del tutto destabilizzate e dilaniate e sono diventate sono diventate due palestre per il jihadismo. Adesso, visto che questo è successo, che cosa si può fare per fronteggiare però? Innanzitutto bisogna avere una politica molto più forte e decisa nei confronti di certi stati. E faccio riferimento ad alcuni stati del Golfo Persico, anche quali l'Arabia Saudita, che portano avanti nei nostri paesi anche la predicazione wahhabita, che è particolarmente conservatrice e predispone in qualche modo, porta a rischio anche di radicalizzazione. Bisognerebbe invece chiedere un loro contributo molto più positivo e determinato per prevenire certi tipi di fenomeni. Il governo dovrebbe fare molte più pressioni di Celeste, forse dovrebbe fare meno eventi di rappresentanza lì, ma chiedere invece una cooperazione molto più salda da questo punto di vista. Uno. Poi, seconda cosa fondamentale, va bene continuare con l'attività di monitoraggio, è fondamentale, perché non sarà semplicemente dare l'immagine, ecco, avere più polizia per strada sicuramente rassicura magari il cittadino, ma è fondamentale invece fare un lavoro di intelligence alla base. Dice, dobbiamo garantire la sicurezza, cominciare non rassicurare, poi a dice. Pretendere dai partner europei che la smettano con la classica retorica del vogliamoci bene e poi non condividiamo nulla perché ognuno segue le sue agende personali, come è successo peraltro in Libia. E allora, se cominciamo ad essere un po' meno ipocriti e a pretendere questi tipi di comportamenti, forse qualche passo in avanti concreto si farà. Per rispondere però, mi permetto un attimo, visto che è stato messo in dubbio, siccome c'è stato un problema per quanto riguarda la Siria, per il famoso giacimento di gas enorme che è stato scoperto nel Golfo Persico, due terzi doveva andare al Qatar, un terzo all'Iran, un problema di progetti concorrenti inviati a suo tempo al regime di Assad, che poi ha portato delle conseguenze molto forti con l'azione di paesi quali il Qatar stesso, che appunto ha influito pesantemente in quella querelle che poi ha portato in seguito al conflitto civile. Non diciamo che non ci sono problemi energetici, perché poi bisogna conoscerle bene anche nella loro complessità, perché assolutamente invece è così. Il nostro impegno per tutti i provvedimenti che vanno a vantaggio dei cittadini, come abbiamo sempre dimostrato, c'è e ci sarà a prescindere, quindi sul rafforzamento anche di personale, di dotazioni strumentali per le forze dell'ordine. Noi abbiamo sempre costantemente confermato, però c'è una cosa molto importante che noi dobbiamo affrontare, sono i flussi finanziari che vanno a queste organizzazioni terroristiche. Ad esempio, faccio un esempio banalissimo, poi mi taccio, è la legislazione del Kuwait, che è particolarmente fragile, è stato dimostrato da tanti rapporti anche del Dipartimento di Stato americano, che molti dei flussi, sia dal mondo arabo ma anche dai nostri paesi, vanno lì. E lì poi pervengono a queste organizzazioni. Ci vorrebbe forse un impegno forte del governo italiano in sede bilaterale per chiedere di avere una normativa più stringente che li impedisca, che garantisca la tracciabilità, e spero insomma che il governo se ne faccia carico, perché anche dal bloccare armi e soldi passa l'isolare e il depotenziare le capacità distruttive di queste organizzazioni terroristiche.